Con il passaggio della fascia tricolore tra il sindaco uscente Renato Corinti e il neoeletto Cateno De Luca comincia ufficialmente la 117esima amministrazione di Palazzo Zanca. Due sindaci sopra le righe, entrambi hanno promesso la rivoluzione. Anche durante la sua campagna elettorale il primo cittadino neoeletto ha ribadito che avrebbe continuato lungo quel solco, completando quanto non fatto da Corinti. Serve un bravo amministratore, io ho dimostrato di esserlo, ha ribadito più volte De Luca. Dovrà convincere adesso quel 60% di messinesi che non è andato a votare, quei 3.000 che, recandosi alle urne, hanno invece rivotato a Corinti anche al ballottaggio, portando all'annullamento delle schede elettorali. Dopo la proclamazione ha promesso che abbasserà i toni, invitando tutti gli altri a farlo. Questa è la giunta del cambiamento che attivamente metterà in atto quanto abbiamo prospettato nel programma predisposto. Ho chiesto ai consiglieri di essere presenti e da oggi incontrerà tutti per portare avanti i loro progetti. Ha proposto di sottoscrivere un contratto alla luce del sole. Non voglio alcuna transumanza politica, ha ribadito De Luca. Sono stato eletto in modo trasversale, senza alcuna caratterizzazione politica, e tale rimarrò. Si è detto anche disponibile ad assegnare deleghe ai singoli consiglieri comunali, una cosa magari inusuale, ma secondo me determinante per una democrazia partecipativa. Se lo statuto non lo prevede, faremo una modifica per inserire la figura del consigliere delegato che parteciperà con la giunta alla programmazione strategica per la città. Stamattina ha incontrato l'arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla e poi si è recato al tribunale per incontrare il presidente e quello dell'ordine degli avvocati. Vogliatemi bene, il suo appello finale alla città, metteteci nelle condizioni di operare al meglio e far rinascere la città per dare opportunità a tutti. Non si devono continuare clientele a danno di molti e vantaggio di pochi. Questa rivoluzione, se mi starete vicino, sarà un modello di governo per il futuro. Si deve riprendere il senso di Agorà e si deve riaprire il dialogo con la città. E tutta la comunità deve partecipare al cambiamento, lo chiedo soprattutto ai giovani, che devono essere il motore del cambiamento.